Offerta! Sì! E anche allenamenti. Facciamo prima gli allenamenti. Suspense. Ragazzi, il problema è che ora qua. Quasi chiunque dovrebbe. Ma possiamo lasciare un attimo in Sì, freddo? però di solito arriva un'offerta alla volta, quindi qua se rifiutiamo poi rischiamo di non riceverne altre, sarà Vabbè, difficile. magari è un bel club. Vediamo che squadra è. Arsenal! Arsenal! Non è in Europa. Forse Non giocherebbe la Champions, giocherebbe l'Europa. sì. Vabbè, Dovremmo andare a vedere. però Arsenal, mamma mia, è proprio. 140.000 euro a settimana sarebbero. Aspetta, si può fare? Si può fare, aspetta. Però quanto possiamo aspettare? È una settimana, bisogna vedere. Allora, proviamo a aspettare. Ma se ce la ritirano? Siamo alla fine di agosto, non lo so, forse dovremmo accettare. Ragazzi, ci abbiamo pensato e per ricevere un'offerta abbiamo dovuto aspettare un bel po' di tempo comunque. Siamo quasi alla fine di E agosto, mancano mancano 10 10 giorni. giorni. Onestamente, quante altre squadre possono venire? Poi arriva il Barcellona, nel Madrid, non saremo titolari. Invece nell'Arsenal, con 83 di overall, possiamo giocarci Potremmo. benissimo un posto da titolare. Non dovremmo giocare la Champions, forse l'Europa League, ma ragazzi, giocheremo la Premier League, il campionato più bello al mondo. Noi ci andiamo, prenderemo 140.000 euro a settimana, diventeremo Al posto dei 6.000 dell'Argentina. Gunners e Già. Va bene così. firmiamo il contratto. Siamo Signori. dell'Arsenal, siamo Gunners. Gunners che non vincono, che diciamo sono spesso presi in giro perché vincono poco. Chissà che con questo super giocatore riusciranno a vincere qualcosa. 20 anni, Chissà. ora sono curioso di vedere quanto ci hanno pagato. E siamo già arrivati, ragazzi. Siamo già arrivati. Bisogna partire con la Premier. Vediamo se sono stati già simulati qualche cosa di co. Non giochiamo proprio nessuna Coppa Europea. A Niente. quanto pare niente. Nada di nada. A meno che non hanno ancora sorteggiato. Vabbè, ragazzi, non avremmo rischiato a restare Allora, ancora là. Ok. 7,5. 16 gol, 6 assist, 20%. Pretendono Aspetta, una tanto. valutazione dei partiti 7,5 superiore è tantissimo. Tanto, ragazzi. Cioè, dobbiamo giocare delle partite perfette. Dovranno farci giocare i titolari se vogliono Eh sì. vederci fare questo. Pagati. Ah, ora valiamo. Ora 37 valiamo 37 milioni. di No, prima ne meno. valevamo 50, ora Cioè, ci hanno 37. pagato niente in No, voglio pratica. capire quanto ci hanno pagato quelli dell'Arsenal. Tra l'altro, abbiamo fatto arricchire l'Argentino Junior, spensano un poco. Andiamo in Forosa. Vediamo un po' i nostri compagni. Peter Cech, Ah, Bellerin, Bellerin. No, Savic, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Ramsey. Ramsey no. Xhaka, Xhaka. Ozil, ragazzi, Ozil. Ma Lacazette, Sanchez, ma saremo come fanno a non titolari? giocare Ma una saremo coppa? Vabbè, titolari? Giroud, Ospina, Pérez, gli attaccanti non è che Aurier, abbiano chissà cosa, eh. Coquelin, Oltre alla Gazzetta. Lacazette, Sanchez, Ozil, mio Giroud, Dio, cioè, non sono così fortissimi. Walcott, Pulisic. Pulisic pure, mamma mia. Vabbè. Ok, non noto nulla di che. E poi c'è Manita, piccolino, minuscolo. Attaccante, sì, ATD. Però 83 siamo anche tra gli overall alti. Ok, io però sono curioso di vedere in qualche news quanto ci hanno pagato. Vabbè, lo vedremo. Dobbiamo saperlo, cioè sono troppo curioso. 50 milioni! Beh, Wow! Argentinos, vi abbiamo fatto fare un bel Ora vi gruzzoletto. comprate un'intera squadra. E ora dovete essere comunque una bella squadra. Dovete rinforzarvi ed essere nei primi posti del vostro campionato. Andiamoci a fare gli allenamenti, ragazzi, siamo Gunners. Sì. Onestamente, dell'Inghilterra non è la mia squadra preferita. Avrei voluto o Chelsea o Tottenham, perché sono le mie Sì. due squadre preferite, però ragazzi. Però non potremmo andarci, penso, a Tottenham dopo essere stati all'Arsenal. Oddio. È proprio la cosa peggiore da fare. Il Chelsea, pure pure. Vedremo, vedremo. Intanto allenamenti e poi andremo avanti e ovviamente faremo, penso, una o due Sì. partite con la nuova maglia. Beh, ragazzi, andiamo avanti e ora il mercato direi che proprio non ci interessa. No. Ragazzi, si avvicina il derby contro il Tottenham. Io spero di essere titolare perché sennò 50 milioni mi sa che l'hanno buttati nel Eh già, poi gabinetto. ci chiedono dei risultati altissimi, Il Toronto notizia. FC vuole Cabrera. Mirino Oh! del Mirino L'asso Rossi. dell'assist Cabrera. Titolari. Però chiedono tanto, chiedono una valutazione altissima. Vogliono un 9.0 per questa partita. Cioè un 9.0 io credo che sia un risultato veramente difficile da ottenere. Dobbiamo segnare. Vedere un po' gli obiettivi, questi sono quelli generali. Vediamo se ci sono Beh, quelli lì. facciamoli vedere gli obiettivi generali. Ok, vabbè, gli obiettivi generali, ragazzi, li avete già visti, sono 7,5, 16 col 6 assist e 20%, ma Dura. per queste partite dovremmo fare 9 di valutazione e 2 gol. 2 Due gol. gol sono fattibili in 4 partite, però 9 di valutazione, ragazzi, è Cioè, tantissimo. dobbiamo far segnare più di due gol comunque. Si parte contro il Tottenham, si parte in un derby.
Che numero abbiamo? Abbiamo il 10. E Vabbè. ragazzi, non ce ne avevamo ancora visti. Per una volta avremo il nostro nome là dietro. Alleluia! Malita 10. Puma, quindi sponsor Puma per questa maglia. Beh, ragazzi, andiamo in campo. Lasciate un like se l'avete già fatto. Prima vinciamo un mondiale, poi andiamo all'Arsenal e poi il derby. Dai, Davvero, non potete non lasciare like. Ragazzi, questo è lo schieramento. Ci mettono punta fissa. Siamo meno del davvero. 75. Avrei voluto giocare al posto di Walcott. Vabbè, però c'abbiamo la Cazzetta che probabilmente ci entrerà al 60esimo e ci toglierà il posto. Perciò. Oh mio Dio. Tra l'altro, Chicksaka! non vedo Ozil. Non vedo la E Cazette. mettono Coquelin. Coquelin, vabbè. Coquelin. 5-2-3. Modulo strano. Squadra strana. Difensiva almeno. Insigne a Tottenham. What? Ora me ne sono Oh accorto. mannaggia. Insigne a Tottenham. Tra l'altro, ecco qui. Gli acquisti dell'anno Le proprio. prime scene di Malita con la maglia dell'Arsenal. E il nuovo compagno Alexis Sanchez, che nella realtà è andato allo United. Beh, ragazzi. Vediamoci anche la nuova grafica della Premier, che sarà molto bella. E qui nel frattempo, ah, anche il riscaldamento, ok. Ecco la grafica, Però grazie, questa qui. Manita non lo penso, lo pensano solo Sanchez, Vabbè, è giustamente. Sanchez, non l'hanno ancora conosciuto la manita a livello europeo, lo conosco soltanto a Vero livello che, ragazzi, un sudamericano. ragazzino che ha vinto il mondiale, pagato 50 milioni, ora dovrà dire la sua, perché non può Ah, deludere le i tifosi aspettative. penso che lo uccidano se non fa qualcosa. Ed eccoci qua ragazzi, Arsenal Tottenham, benvenuti Bellissima! all'Emirates Stadium, la grafica Premier è davvero fatta molto bene, la Premier è un bel campionato da giocare su FIFA, proprio perché è curato nei minimi dettagli. Forse, chissà, per questo acquisto da parte dell'Arsenal ha influito anche la New Balance, che ha sede lì a Londra. Non sappiamo se possa essere stata una cosa simile, ma Però comunque ragazzi, i così. rapporti con marketing inglese erano già buoni appunto con il contratto New Balance e quindi può essere questa l'opportunità e chissà che ora... Stando in ambiente Puma con l'Arsenal, si possa firmare un nuovo contratto perché Puma, ragazzi, è un altro Puma. bel brand. Giochiamo con contratto, conosciamo Kane, Insigne. Vabbè, Insigne già Wow. l'avevamo conosciuto in finale dei mondiali. Insigne ci vorrà Insigne penso non ci daranno la picchiare. mano. Insigne ci vorrà picchiare. Beh, ragazzi, parte gli scherzi, andiamo in campo ed eccoci qua. Gunners, inizia Battiamo noi. Arsenal, Tottenham. Subito palla per la manita. Prima azione della manita. Stop, cross dentro, liberata. E tira. Xhaka. Alla bomba, Xhaka due Ancora volte! doppio. E para Lloris! Parte così il derby di Londra. Parte con una grande azione dell'Arsenal. Dai, facciamo felici i tifosi. Xhaka! Perché c'è un Angolo! giocatore nostro nella loro porta? Non si sa, ragazzi. Che succede? Tu, Ah, vai. devo crossarla io. E allora la metto in mezzo. La metto in Con mezzo. Aurier. Qualcuno! Oh! Manita, può metterla in mezzo ancora con un cross? È buono? Può saltare qualcuno? La palla è ancora lì? Walcott, C'è la manita? Walcott, No! fuori, erroraccio di Mustafi, che non è di certo un Non è un attaccante, tiratore. non è uno bravo a tirare, anzi, attenzione alla mela, la mela va via, chiusura, Che murata! ragazzi, quest'anno non sappiamo se giocheremo Coppe Europee, speriamo almeno un'Europa League, non proprio la Champions, quanto corre Aurier, E corre tanto. Walcott C'è la corre, manita? Walcott, manita, Aia, Troppo si incrociato! presenta il numero 10 così. Tanto, ragazzi, il numero 10 sulle spalle abbiamo tanta In responsabilità. Palla Europa ha tanto significato, ma anche fuori. Bellissimo! per la manita. Manita sulla corsa, manita. Libera tutti in attacco. Manita, manita. Segna! Esordio Segna! con Esordio con gol. gol, bellissimo! Esordio con gol, ragazzi. Esultanza! Boom! Si lancia! Si butta sul prato verde dell'Emirates Stadium. Si presenta al suo pubblico Meravigliosa. così, dopo un primo tempo disastroso. Gli Entra e bastano dice ok, segno. 4 minuti del secondo per fare il gol. Ed eccolo qua. Gli dona molto questa nuova maglia dei Sempre Gunners. bianca e rossa. Sempre siamo affezionati ai colori biancorossi. Non ce li leviamo di dosso. Manita. Freddo davanti a Lloris. Gli dà anche un calcio. Lloris gli dà una testata in. Ok, ignoranza. Va bene. Ragazzi. 1-0, Manita fa il primo gol in Premier League. Prima di partire con Savic, palla per Sanchez. Va Che a giocatore, che ottenere controllo. Coquelin, ragazzi, è tutto un altro livello. Manita la tiene, ragazzi, Wow. ancora Coquelin. Doppio passo di Coquelin, ancora per Manita. Manita, Manita, mamma mia, È fallo, forse. Vertonghen lo E spinge, lo sposta. lo bullizza proprio, senza pietà però. Arbitro E beh, è calcio lascia duro. correre. No! Kane! Oh, c'è Palo! check, vai! Palo! Palo ci salva! Palo
Ci salva il palo qui, ci salva il palo, che fortuna. E qui però contropiede, e qui però contropiede con Coquelin, che può correre Coquelin, Coquelin. Permanita! Che bello! Che bello! Manetta! Ah! Sbaglia tutto, tienila con calma. Mustafi. Gibbs, che partita ragazzi all'esordio, che esordio bello. Sanchez. C'è la manita là. Palla per Manetta. Era Ah, buona, ci marcano peccato. ragazzi. Bisogna essere più veloci di questi difensori perché qui ci marcano bene. Palla dentro per Kane. Ci 1-1. fanno. Sono forti quelli del Tottenham. Era prevedibile, ragazzi. Eh sì. Kane è un grande giocatore comunque. Arsenal-Tottenham è una sfida anche magari tra Manita E e Kane, due Kane. grandi attaccanti, entrambi nati un po' dal nulla, perché anche Kane non era nessuno fino a 2-3 anni fa. Kane, che bel calcio, check. Meno male che abbiamo check. Sarà forte quanto il nostro carissimo Lanzillotta? È vero, we miss Lanzillotta. Iniziamo a parlare pure un po' inglese, Manita. Gibbs va a fare gol. Lagga tutto qui. Lagga tutto? E fa Gol! rete! Con tutto il lag! Raga, non so se si è visto, ma ha rallentato il gioco a un livello che tipo fermo immagine. Ma lo stiamo giocando online? Ma che roba è? Ma quanto sei Va esile? bene, però. Terzino Gibbs, assist di Manita. Dovevamo fare 16 gol e 6 assist e ora sono 15 gol e 5 assist. Bene. Partiamo con la prima partita i cui obiettivi li stiamo rispettando tutti per Speriamo di avere bene. un 9. Ragazzi, ci meriteremo un bel voto, ragazzi, assolutamente. Abbiamo fatto una partitona, esordio bellissimo, un secondo tempo da favola. Mo Ora non però prendiamo gol però. vogliamo chiudere bene. Via sta palla maledetta. Portiere. Check. Oh, ha dato Gibbs è un calcio. eroe, ragazzi. Gibbs è l'eroe di questa partita. Mamma Tre mia. punti a casa. Si parte così, con la vittoria del derby In testa in all'Emirates. classifica. Questo è Arsène Wenger, che sicuramente avrà fatto un bel acquisto. Sì. Felice di avere un talentissimo nei suoi 11 titolari E non qui. ha messo la casette, siamo stati titolari tutta la 90 partita. minuti titolari, ragazzi. Ed è stato un bene perché abbiamo fatto anche un assist. Gibbs un tiro un gol e ora ovviamente lui è l'eroe, però ragazzi, l'assist gliel'ha fornito La Manita, manita. gliel'ha fornito il 10 di questa squadra. Siamo orgogliosi di aver fatto 9-1. 9.1, va bene, va Rispettiamo benissimo. le aspettative. È un bel esordio questo ed è una vittoria abbastanza meritata nonostante i due pali del Tottenham. Forse il pareggio sarebbe stato più giusto, però ragazzi, siamo stati più bravi a sfruttare, a concretizzare le occasioni. Ragazzi, finisce qui l'episodio. Prima di ovviamente andare a vedere che nel prossimo episodio ci sarà Arsenal Oxford United per la Carabao Cup, che sarà non è l'FA No, non è l'FA Cup. In Cup. Inghilterra hanno 3.000 coppe nazionali, comunque giocheremo questa Carabao Cup contro l'Oxford, finiremo ovviamente il mese di agosto, ci presenteremo anche col Bournemouth e se giocheremo quindi col Cile, torneremo di nuovo con la maglia dell'Argentina, che onestamente dopo quel mondiale non voglio più vedere perché ci siamo sentiti male. E ragazzi, io non so se dopo aver finito il mercato si sorteggeranno i gironi di Europa oppure se non giochiamo l'Europa, Ho paura che l'Arsenal l'anno scorso non si sia piazzato tanto in alto. però io voglio farvi notare anche che oltre ai 50 milioni che hanno speso per noi questi pazzoidi, hanno speso anche un altro bel po' di soldi, 75 milioni di euro per Per Alessandro, un Alexandro. difensore, Pur vero che Gibbs ora terzino sinistro ha fatto quel gol, è compensato per 76 milioni, una cifra assurda. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Quindi tanti soldi spesi, c'è tanta aspettativa. Magari giocheranno la Champions e ancora non l'hanno sorteggiato perché per spendere tutti questi soldi, cavolo, qualcosa vorranno pure Eh sì. vincere. Ragazzi, che dire, io spero che questo super video vi sia piaciuto. Se così è stato, ragazzi, lasciate un bel like. Commentate, iscrivetevi se ancora non l'avete Noi fatto. ci vediamo in un prossimo video. Bella!